bene, un'altra tappa per una squadra italiana che è arrivata secondo terza mondiale. L'abbiamo vinto nel 2015 il mondiale. Quest'anno siamo arrivati terzi. Terzi quest'anno, stiamo parlando di PFV. Luca Bonazza, Elisa. Elisa, la figlia di Andrea, quindi Andrea non parlerà, facciamo vedere Elisa che non corre. Ma Luca, un PFV che è nato come Pastina, Fanni, Veneto Corse, c'è Andrea, ormai gli stranieri sono tanti, abbiamo Romano France che arriva dall'Olanda e addirittura Johan Magourne dalla Francia. Parli tu della tua professione, della tua passione con l'equipe italiana. On ramène un peu de français en Italie. Ouais, français, voilà. On ramène un peu de français en Italie. Et là, on fait une super course. On se bat pour la première place. Et on espère gagner. Hein. Luca, insomma, lui dice che gli stranieri li hai presi per vincere. Come fa nel calcio? Sì, loro già sono nostra vecchia conoscenza, hanno già fatto diverse gare con noi. Per cui fanno parte del nostro team, diciamo. E sono qui con noi per vincere, assolutamente. Le France, quello che facciamo anche noi qui per Le pilote français l'ho l'équipe pour gagner. Luca, si parla francese allora, beh. Sa compétition là, je pense que la mecca 3 heures de Isolos, la plus belle qu'il y a en Italie. Alors, parce qu'il y a la piste, parce qu'il y a la plage, parce qu'il y a la Beausoleil. Et les résultats de demain? Les résultats de demain? Non vuole guardare me Matteo, insomma, non vuole guardare me Matteo. Tu posso andare là, pure tre il più va possibile, d'accordo? Il buon gagné. Non è parlato per fare del barbecue. C'est bon. Buon lui, merci. Ciao.